Conosciamo meglio Roberta, 19 anni, romana di mamma scozzese ed ex campionessa italiana di pattinaggio su ghiaccio. Tu come ti chiami? Roberta. E tu? Chiara. E ci avete una bella vocina? Io. La mia famiglia mi ha sempre aiutato in tutto, non solo nel canto. Qualsiasi cosa sono stati sempre loro a darmi la forza e a trasmettermi la passione per le cose, qualsiasi cosa, nel canto, nel pattinaggio, in ogni piccola cosa. E prosegue il programma con una giovanissima e la campionessa italiana in carica per la categoria allievi, si tratta di Roberta Ruiu. Proprio la voce che voi sentite mentre questa bravissima pattinatrice pattina è proprio la sua. E notate la disinvoltura a questa tenera età. Oltre campionessa italiana allievi ha anche vinto quest'anno l'European Criterium, una gara europea internazionale disputata a Budapest. Pattinaggio, vabbè, è stato uno sport che mi ha dato veramente molte soddisfazioni, perché già partecipare a una gara di pattinaggio è bello perché ovviamente pattinando faccio un qualcosa che mi piace. Voglio diventare una pop star, voglio diventare una cantante, è la mia passione, per cui è ovvio che devo lottare contro me stessa, contro un sacco di altre cose, perché ci sarà gente all'intorno, ci saranno situazioni difficili, ci sarà chi sarà molto più bravo di me, questo lo ammetto, per cui cioè, sarà una gara, una competizione continuamente. Now baby, come on. Aspetta, se no non ti muovi. Facciamo così, te lo tengo io, vai. Ho fatto il primo provino, magari come un gioco, l'ho presa più come un gioco. Io tra l'altro ho cantato veramente in maniera, beh, deteria, oscena della mia persona, una cosa mi ha rovinato. Ok. Ok, vabbè. Allora, la numero 73, la numero 74 e la numero 76, ci vediamo dopo e grazie alle altre, grazie. Roberta, pensi di farcela scatenarti un po' di più? Eh? No, addirittura. Oh, che fa? No, addirittura, no. Ma dai, io ti ho chiamato solo per dirti che andava bene. Questi sono passati. No, io l'ho vista che prima era super emozionata. Sin dall'inizio si è contraddistinta per il suo "Oddio ti prego", che è molto contagioso, tant'è vero che adesso tutta la gente che la vede la chiama Roberta ti prego. Ci sono cose che cambierei. Vabbè, ti prego, lo eliminerei. Quello lo eliminerei perché in una puntata si sente 8.000 volte. E poi niente, ricomincerai tutto con più umiltà. A me piace lei, molto. Bene, però non è pop star, però è una modella. Invece no. Carina, ragazzi. Ma poi non carina, nel senso che si può cambiare, ci vuole magari sì, un personaggio. Si fa quello a prendere dalle. Guarda, sentiamo. Un attimo, scusate, sono curioso io tantissimo. Sì. Fortissimo. E quella guarda, mi piace. Sì, basta, io sono già schierato. Però vai, sì, sì. Facciamo certo, andare. Che io non sono schierato. Dai, oh, si è ripreso. Aspetta. È sexy. Molto forte. Abbiamo sbagliato il pianista. Sbagliato il pianista. Le prove e il ballo. Cielo. È difficile, però uno si deve dare una mossa, altrimenti rimane indietro, altrimenti non fa questo mestiere, questo lavoro. Io sono la prima che
a volte prendo e abbandono tutto, magari vedo che la coreografa si impunta su una cosa e quindi me la prendo. Non rispondere o non fare la buffona? Non l'ho mai fatta in vita mia. Zitta. 7, 8, 4. Andare con me. Veramente non ce la faccio, qua. Va. Ma se vuoi riapri bocca te ne vai via. Ok. L'ho riaperta, insomma, via. Non mi puoi prendere a muso duro, cioè, ma io non sono tua figlia, cioè, ma io non lo so, lo so che è un'istruttrice, una coreografa, non sto mettendo in dubbio questo, per cui io devo ascoltare lei, ma non mi puoi umiliare così. Io mi sono sentita umiliata, la mia persona è stata umiliata, io mi sento umiliata in questa maniera, non so cosa farci. Poi fotografia. Prego, scusa. Da capo cominciamo con Roberta. Però adesso sono qua pensando seriamente al mio futuro, per cui da oggi mi impegnerò sicuramente più di tutte le altre volte e capirò che non sto facendo un favore a nessuno e sono magari gli altri che lo fanno a me per la prima volta in vita mia. Ma che cosa?